Lo conoscete quel detto che dice abbiamo fatto 30, facciamo 31? Benvenuti ragazzi a un nuovo episodio di Europa Universalis 4, Mare Nostrum, il 31esimo con Etiopia. Ecco perché questo inizio. E il 31esimo potrebbe essere anche l'ultimo episodio, poiché partiamo nel 1813 e ci stiamo preparando per attaccare gli ottomani. Per l'ennesima volta, ottomani che sono impegnati contro Bhutto, Kutai e altre potenze, bla bla bla, noi adesso dobbiamo iniziare a prepararci e dobbiamo farlo per bene. Il fatto di avere la nobiltà che ci dà Manpower Recovery Speed è ottimo. Se assegnassimo qualche territorio alla nobiltà, magari riusciremmo ad avere anche lo sconto su le nostre. Però. Ah, questi non sono stati, dimenticavo. Andiamo a vedere gli stati, dai. E non mi ricordo mai dove li metto. Eccoli qui, sotto i political. L'Egitto è diventato nostro ultimamente, quindi queste cose potrebbero diventare tutte parte della nobiltà. La nobiltà di Gaza, per esempio. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 58 e loro la nobiltà anche qui. Ancora 58, che cazzo. Sto andando tutto ai nobili, sto vendendo me stesso alla nobiltà. Va bene. Non posso, non posso. Non posso, è un territorio. È una colonia, è wasteland. Non si può. Ok, si può. Nobiltà. Nobiltà. Ma 58 ancora, cazzo. Ma cosa devo fare per alzare la. Dai, su. 59. Arriviamo a 50-10, per favore. 59. Ovviamente, come vedete, 60, sì. Land maintenance meno 7,5%, sì, grazie. In più abbiamo disciplina più 5. Adesso facciamo una bella policy, morale degli eserciti più 10%, che è anche l'unica che possiamo fare. Back. E iniziamo a prendere tutti i nostri eserciti. Ne abbiamo ben 3. Uno qui, l'altro stava menando i ribelli. Quando è pronto anche questo, si va tutti a nord appassionatamente. Si dichiara guerra all'impero ottomano e si aspetta che gli ottomani cerchino di varcare il nostro territorio, che cerchino di attaccarci. Dopodiché spariamo i Mercs in prima linea. Qui. A questo punto voi scendete a vostra volta. Abbassiamo la velocità e iniziamo l'operazione suicidio. Allora, l'operazione suicidio dice declare war. Dobbiamo prendere la loro capitale. La loro capitale potrebbe essere difficile. Allora diciamo, dobbiamo prendere Alessandria. Conquista. Conferma. Allora, adesso siamo in guerra ufficialmente contro i Mameluchi, stavo per dire, contro gli Ottomani. Cosa significa? Significa che adesso ci vedremo un po' di truppe che rompono le palle prima o poi a queste parti. Ok, però Alessandria ce la dobbiamo prendere. Perché se ci prendiamo Alessandria, scusate se mi sto mangiando le parole, ma sono un pochino, come dire, esaltato dall'idea. Se ci prendiamo Alessandria, i punti iniziano a salire. E a meno che gli ottomani non abbiano un esercito già da questo lato, per arrivare ad Alessandria devono buttare giù Gaza, che è un esercito di, sia una fortezza di livello 8, e poi devono buttare il Cairo, che è una fortezza di livello 2, adesso la portiamo ad 8. Dovevo pensarci prima, peccato. E intanto che ci siamo, prendiamo le World Taxes e via. E via, via così. Adesso iniziamo a recuperare questi altri territori con tranquillità. Non dovrei avere altri nemici. No. Soltanto gli Ottomans. Eccoli qui, hanno portato 61.000 uomini. Va bene, ne hanno portati 120.000. In realtà però loro riescono ad arrivare in Sinai. Questo non è proprio quello che mi sarei aspettato, viste le mie fortezze. Perché stanno arrivando in Sinai? Intanto si bruciano un po' di manpower, va bene. Però questo significa che. Peccato. Lasciamo che si brucino un po'. Lasciamo che si brucino un po'. Ovviamente loro hanno un esercito più forte del mio. È il doppio. E hanno.
anche loro una buona tecnologia, il mio livello, lo stesso. Hanno delle idee nazionali migliori delle mie. Quindi, l'unica cosa che potrebbe salvarmi in questo caso è un call to arms al Commonwealth che non accetterebbe, o addirittura proprio una vera e propria guerra da parte del Commonwealth contro gli ottomani. Sto aspettando che questi 32.000 uomini salgano. Ah, ok, perfetto. Vedo che qui stanno assediando anche altre fortezze, quindi credo che un attacco congiunto contro questi 41.000 potrebbe risultare una vittoria. A questo punto, veloci ragazzi, qui potremmo dare addirittura una marcia forzata, oppure no? No, lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere le marce forzate. Andiamo al Cairo intanto con i nostri uomini e prepariamoci. L'Arabia sta per cadere sotto ma le mani dei turchi, non volevo dire le mani degli ottomani, ma Alessandria Nostra sta facendo punti vittoria. Tanto abbassiamo la velocità, questi arriveranno con calma. Il punto è che non riesco a tenere la velocità alta in questa fase della partita perché il mio salvataggio è un po' strano, che vi devo dire. Arrivata ad Aswan, per favore. Visto, visto, lo sapevo. Lo sapevo che adesso gli davano manforte. Va bene, rimanete qui, vi prendete tutto l'attrito di sto mondo. Non sarebbe stato male anche portare in Arabia l'esercito per poter sconfiggere separatamente queste truppe, ma purtroppo è andata così. Va bene, dai, ci provo adesso, ci provo. Togliamo. Vediamo se la qualità delle nostre truppe è arrivata ad un livello tale da poter schiacciare gli ottomani. E abbiamo fatto fuori completamente il loro esercito. Sì, direi che il test è stato superato. Facciamo due mercenari per recuperare queste cosine. E mandiamo i nostri 45.000 uomini a Sam. E gli altri si prendono questi territori. Ragazzi, credo che questa guerra contro gli ottomani andrà a buon fine questa volta, perché se ce la giochiamo in questo modo, li spacchiamo, li distruggiamo completamente. Io adesso, se fossi nei polacchi, dichiarerei guerra con il casus belli imperialismo e gli prenderei tutto, però chi sono io per consigliare ai miei devoti alleati cosa fare? Nel frattempo vi chiedo di mettere un pollicione su questo video, intanto che il gioco è in lag. Fine del lag, fine della marchetta. Ok. Anche Sam è caduta. Perfetto, andiamo a prendere Aleppo. Perfetto, ragazzi. Etiopia occupa Terrana. E adesso le cose si stanno mettendo bene. Fatemi vedere. Beh, loro sono ancora un bel po' più di noi, però se ne attacchiamo in gruppo li spacchiamo proprio in quattro parti uguali. Perfetto. Ragazzi, ottimo. Tutto questo sì, è praticamente perfetto, non potevo chiedere altro. Il forte di Bengazi magari ce lo teniamo da parte per la fase finale. Qui non ho un esercito un po' grandicello, sì. Devo capire dove stanno andando queste nuove reclute. Comunque con questi 47.000 dovrei essere in grado di far fuori questi altri. Dovrei portare gente a supporto. Tanto Aleppo sta per cadere però. Ah, cazzo! Vedi, 63.000. Dove è il mio esercito? Dove sono i 30? Via. Allora, portiamo supporto a nord, per favore. Marcia forzata. No! Sì, dove stanno andando? A Sam stanno andando, ok. Quindi 47.000 e qui ne abbiamo 30.000. Va bene. Se facciamo cadere sta fortezza, poi a Sam li sbricioliamo. Certo che anche voi per 84%, cazzo. Cazzo!
Dai, 63.000 uomini li dobbiamo far fuori. Aleppo è caduta. Ne hanno 180.000-190.000 riserve. Prestate bene attenzione. Avanti. Avanti, ragazzi, fategli il culo. Fategli il culo, per favore. C'è da dire che noi abbiamo 9-4 di morale, loro hanno 7. E noi abbiamo 120 di disciplina, loro hanno 110. Quindi ogni attacco in questo numero di, con questa superiorità numerica è una distruzione totale. È una vittoria totale per noi. E quindi adesso, visto che le cose si stanno mettendo estremamente bene, io porto avanti i miei uomini in rabbia. E cerco di, insomma, di godere di questo vantaggio. Mancano 6 anni alla fine della partita e il mio obiettivo è prendere l'Egitto. Siamo già al 21% di questa guerra. Semplicemente fantastico. La Spagna è in guerra contro la Francia, non contro gli ottomani, sono in guerra soltanto contro di noi. Va bene, le stanno prendendo, di santa ragione. Sì. Va bene, non mi aspettavo altro. Pausa ancora, lag. Ormai è un marchio, come possiamo chiamarlo, una cosa. Ok, andiamo a distruggere questi simpaticoni qui sotto. Perché tanto questi 40.000, i miei 48.000 non li scalzano. Vediamo, li stanno attaccando. 40 contro 48, noi siamo in difensiva, abbiamo un generale del loro stesso livello. Ah, si sono ritirati, ma guarda un po'. Darti. Ok, vai. Andiamo nel sud dell'Arabia e cerchiamo di farli fuori. Ragazzi, ma chi l'avrebbe mai detto che l'esercito dell'Etiopia alla fine sarebbe stato più forte di quello ottomano? È vero che gli ottomani a fine partita non sono la nazione super strong per antonomasia, questo lo sappiamo tutti, però insomma è una soddisfazione per me. Ok, Erbele caduta. Che figata, ragazzi. Adesso possiamo fare tipo la scarpetta con queste piccole truppe simpaticissime che si fanno praticamente massacrare. Ok, fantastico. Pronti partenza via. 3, 2, 1, vai, boom. Preparatevi a questa nuova battaglia, cazzo. Si sono mossi un po' troppo rapidamente. Chissà se li raggiungiamo adesso. Ma che bastardi, non li raggiungiamo per nulla. Però i blocchi no, eh. Aspettiamo il 7 aprile. Questi vanno via il 16, questi arrivano il 15 finalmente. Ok. A Baghdad abbiamo vinto una battaglia, perfetto. No, ma la battaglia che voglio è questi 78.000 uomini contro 34.000 turchi ottomani. Questa è la battaglia che voglio vedere, perché qui un'altra volta uccidiamo tutti gli uomini che hanno. Infatti, detto fatto. E adesso si marcia a sud. I nostri forti sono molto resistenti, quindi li hanno rallentati. Questo ha fatto sì che la loro avanzata fosse lenta e disorganizzata. E con la forza dei numeri e degli attacchi mirati, e non alla cavolo, abbiamo praticamente distrutto. Questi arrivano il 10 giugno, noi arriviamo il 4. E mi dispiace per loro perché non hanno manco un generale. Finiscono malissimo, purtroppo, per loro. Allora, voi prendete i forti, voi altri andate a nord a prendere Katif. Samsa sono ripresa, va bene. Vediamo se in difensiva 48 a 45 vinciamo. Secondo me sì. Sì, vinciamo perché questi si ritirano. Hanno già capito l'andazzo. No, abbiamo un bonus in morale che. Cos'è sta storia? No, veramente. Devo riprendermi Sam se voglio arrivare ad Aleppo. Ma che due palle. Incredibile. Riprendiamoci Sam.
Più che Etiopia, Utopia. Sono diventati un regno che... Gioco di parole. Sono diventati un regno che non mi aspettavo. Davvero, sono felicissimo. Anche perché adesso gli ottomani dove stanno? Hanno 85.000 uomini. Hanno molte riserve, ma il problema è che devono ricostruire da capo gli eserciti. Cosa sono questi polacchini qui? Sono di passaggio. Perché sono in guerra soltanto... No, il Commonwealth e la Bosnia hanno dichiarato guerra agli ottomani, ragazzi. Che stronzi, però, noi abbiamo fatto il lavoro sporco. Adesso voi vi volete pappare. Eh sì, facile, facile, ragazzi. Amici, amici, un cazzo. Va bene. Dai, velocità 4, dai, 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 dai. Questi stanno scendendo dove vogliono andare, ma dai. Quasi quasi questa fortezza però non la voglio prendere perché, scusate, chi me lo fa fare? Tanto che quanti punti vittoria darà? Due? Dai. 26 novembre, noi arriviamo il 22, li becchiamo in difensiva e gli facciamo il culo così. Boom, 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 boom. Sono eufonico, ragazzi. Ok, qui se lo prende il piccolino. Allora, voi andate a prendere questa fortezza perché adesso poi la dobbiamo reclamare. Qui lasciamo un piccolo esercito. Avanti. Va bene, gli ottomani sono stati completamente annichiliti dal nostro esercito. Da soli, senza l'aiuto di nessun alleato. E la cosa, la figata è che veramente è stato un po' un tiro di dadi questa volta. Non ditemi che bravo che sei, Andrew, perché non è vero. Poteva andare male, effettivamente io sapevo che avevo un livello di morale molto alto, però non si può mai sapere cosa hanno i vostri avversari. Pensate alla Francia, quanto aveva quando ci hanno sconfitti in Africa, avevano più di 10, circa 20-30 anni fa. È sempre un po' un terno all'otto. Ah, si sono ripresi Aleppo, peccato. Adesso ci tocca riprenderla. Va bene, andiamo a prendere Diyarbakir e basta, direi. Adesso ovviamente l'obiettivo è quello di prendere più fortezze possibile prima che i polacchi allunghino le manacce, perché poi anche la Polonia cercherà ovviamente di prendere più territorio possibile. E questa è proprio l'ultima guerra, perché poi una pace non... Allora, la loro capitale è qui, non ci arrivo, devo prendere Issel prima, va bene. Una tregua poi non dura oltre 1821, quindi finita questa guerra, signori, è finita la partita. Cerchiamo di farla rapidamente, ma in modo non troppo cazzaro. Tanto il nostro esercito dei Mercs è arrivato, i mercenari. Arrivando, ok, benissimo. Dai che ci facciamo un'altra idea militare, dai che ci arriviamo alla disciplina più 5. Forza, Land Force, vabbè, ci serve una mazza, ma... Veloci, veloci, in agosto ci arriviamo. Boom, 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 via. No, non ci arriviamo in agosto, arriviamo a settembre. Veloce! Questo silenzio è perché sto cercando di studiare le mosse della Polonia, mi hanno praticamente tagliato fuori e stanno assediando già la capitale ottomana, presa Izel, non ho altri territori praticamente conquistabili. Anche qui sono arrivati a Racca, insomma, mi hanno già un pochino incastrato, vabbè, pazienza. È andata così. Adesso questo forte è importantissimo. Ah, il sale è caduto però, intanto molto buono. Molto molto buono. Non
curioso di vedere quanti uomini hanno adesso. Mettiamoli in ordine alfabetico perché in ordine di numero potrebbe essere difficile. 8.000 uomini. 8.000 uomini, grandi, grandissimi. Numeri 1. Numeri 1. Va bene, dai. Allora, attenzione, alleato di Creta, ma soprattutto alleato della Spagna. Opperbacco. Opperbacco. Niente allora, che vi devo dire? Niente da fare. Adana però la voglio. Qui è proprio la lotta all'ultimo territorio etiope. Ottomano che si può strappare, siamo al 55%. 55 non è male, secondo me l'Africa ottomana riusciamo a prenderla. Il resto poi lo lasciamo nelle amorevoli mani di mamma Polonia. Ok. Vediamo un po' quello che si riesce a strappare adesso. Allora, l'Egitto era un mio obiettivo. L'obiettivo era Alessandria, a dire la verità. Ok, e lo otteniamo. L'Arabia, ce la si fa? Ce la si fa. E vai! Si ottiene anche la Terra Santa, signore e signore. Magari non proprio tutto, però se siamo pazienti, se siamo pazienti. Secondo me riusciamo a ottenere qualcosina in più. Intanto qui a nord ci sono territori che qualcuno si è dimenticato, quindi andiamoli a strappare right now. Come dicono gli Inuit. Right now. Ok. È difficilissimo riuscire a parlare per mezz'ora senza dire raccate. Tanto che si gioca e si cerca di rimanere concentrati su un titolo così complesso. Intanto che ci sono, vi do un'altra news. Sono in contatto con Paradox, con un ragazzo che lavora nel team, e mi è stata promessa una chiave di Stellaris. Questo vuol dire che io sono molto contento perché Paradox mi omaggerà di una chiave per poter giocare, per poter portare una serie in italiano sul canale, che sarà ovviamente per Paradox un modo di sponsorizzare il gioco e per me, come sempre, un modo di coltivare il mio passatempo preferito, questa volta senza dover sborsare di mia tasca insomma, i 40 euro del titolo. Long story short, al di là di questa cosa che per me è una piccola soddisfazione personale perché è la prima volta che mi capita di avere un titolo così importante regalato dal publisher, dallo sviluppatore. La cosa importante è che a inizio maggio, il 9 di maggio è la data di rilascio ufficiale, avrò modo di portare Stellaris sul canale. Che cos'è Stellaris? Si tratta di un gioco esattamente uguale a Europa Universalis, però ambientato nel futuro, nello spazio. Invece dei punti monarchici ci sono i punti di scienza, ingegneria, fisica, eccetera, eccetera. È una figata pazzesca, si possono personalizzare le razze. Io adoro questo genere di giochi. Lo sapete perché avete seguito il mio Galactic Civilization, avete seguito Beyond Earth. Io sono una capra nell'astrofisica, però sono una persona appassionatissima di questi temi, anche non soltanto nei videogiochi. Tra l'altro, tra parentesi, andate a vedere se siete appassionati Link for Universe, che probabilmente conoscete già, il miglior canale italiano gestito da un ragazzo in gambissima che fa divulgazione scientifica sulla fisica e l'astrofisica. Chiudo quest'ulteriore parentesi, però ricordatevi Link for Universe, per dire che porterò questa serie sul canale e sarà molto divertente. Quindi in contemporanea avremo Victoria 2, l'Italia, il Regno d'Italia, avremo una nuova serie di Europa Universalis 4 e avremo Stellaris. Non vedo l'ora, veramente. Allora, adesso credo che comunque siamo riusciti a guadagnare un sacco di punti in più, 61. Se riusciamo a far cadere, secondo me, questo forte, abbiamo la possibilità di chiedere sempre più roba, quindi magari chiediamo anche tutta la Terra Santa. Wow. Non riusciremo mai a convertirla qui a fine partita, però che ce frega. No? Cosa ne pensate? Veloci.
Facciamo cadere questa fortezza, facciamo cadere questa muraglia. Questa fortezza è stata la migliore, Al-Katif, per prenderla servivano i decenni. E ovviamente per riprendersela pure. Non è così facile. Pensavate. Oh, finalmente chiudiamo le idee economiche. Al-Katif è caduta. Abbiamo il nostro development cost meno 20%, per quanto possa essere utile. Abbiamo fatto una tecnologia militare anziché le idee, pazienza. Suffer Peace, quanto manca? 4 punti, dai, 4 punti per ottenere la Terra Santa. Vediamo se abbiamo altri scherzetti che possiamo fare. Sì, ah no, sì, un corno. Perché qui a nord mi stanno rubando territorio che io avevo precedentemente preso. Quindi, se mi guarda che contravvisonda, ok, buono sapersi. Split, voi qui, voi altri qui. Così guadagniamo un po' dalle battaglie. Lasciate 1000 uomini. Poi niente. E andiamo a prenderci tre bisons. Dovrebbe cadere in tempo record. La Spagna ci ha fatto un trade embargo, bastardi. Avete addirittura per 2 anni di gioco, eh? Siete cattivissimi. Cattivissimi. Allora, i polacchi stanno aspettando che io dichiari pace per prendersi tutto il resto. Io sto aspettando che i polacchi dichiarino pace per poter prendere tutto il resto. Come potete notare, sì, una strategia molto furba. Tanto qui ci stanno prendendo Maras e sta prendendo i polacchi, bastardissimi questi tre bisondi. Facciamo una cosa. Assalto frontale. Siamo riusciti, applauso per Andrew, siamo riusciti a sbriciolare 20.000 uomini in un attacco frontale anche in questa serie. Bisanzio Docet. Va bene, ragazzi. Ormai è marzo del 1820, che peccato. Se, o facciamo cadere Trebisond adesso, non cade più. Dai, porca miseria. Ok, Trebisond è caduta. Trebisond è caduta, signori. Ce l'avevo fatta! Suffer Peace. Ok, abbiamo la Terra Santa. Soltanto potessimo avere anche Cipro! Io sarei la persona più felice del mondo! Soltanto Cipro! No, mi dicono vaffanculo perché non hai forti, va bene. Capisco. Va bene signori. Va bene così. Velocità 3. Stop per un momento. E lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Tutto il Sahara e tutta la rabbia. E vai, e vai. Questo sì, questo signore dica sì, dice sì, un successo spettacolare per una serie. Sono felicissimo di finirla così. Iniziamo a fare i nostri correttini. Ciao core. E wow! F12, questo screenshot. La conquista di Alessandria, un missionario in più. La conquista di Gerusalemme, un missionario in più. Siamo riusciti a prendere le città del Patriarcato, Alessandria e Gerusalemme. Molto presto tutta l'Africa sarà copta. Sarà copta. Una sola fede. No, vabbè, a parte le puttanate, sono molto felice di come sia andata questa partita. Estremamente felice. Perché? Perché partendo come nazione primitiva, l'inizio è stato difficile perché abbiamo dovuto combattere per il Corno d'Africa. E non è stato semplice perché c'erano molti nemici e c'erano i Mamelucchi a nord pericolosissimi. Li abbiamo gestiti. Siamo scesi a sud, siamo arrivati fino al Sudafrica, fino ad incontrare gli Aragonesi, che ci hanno presi a calci nel culo più e più volte, ma poi noi ci siamo rialzati, caduti 10 volte, rialzati 11 volte e li abbiamo presi a calci nelle natiche, strappando numerose terre. Poi ci siamo espansi qui, in questa zona dell'Africa centrale. Poi ci siamo espansi addirittura a occidente e alla fine ci siamo espansi a nord, in Egitto. E con l'Egitto abbiamo ottenuto l'apoteosi perché con l'Egitto abbiamo chiuso la serie. Praticamente cacciando gli ottomani dall'Africa e dall'Arabia, Africa e Arabia adesso sono una cosa etiope, e a me piace immaginare in un secolo, nel 1920, il Commonwealth polacco-lituano che ha conquistato completamente l'Europa e parte dell'Asia, e l'Etiopia che ha conquistato tutta l'Africa, l'India e l'Oceania. E
In America ci sono un po' di colonie che si fanno i cazzi loro. Che dire? Va bene, partiamo, andiamo avanti di qualche annetto, di qualche mese ormai. Io intanto non so che parola utilizzare per ringraziarvi perché questa serie è stata seguitissima. È stata una serie sperimentale in cui ho pubblicato a raffica, come vi dicevo nel corso del mio vlog. E siete riusciti a seguire anche 3, 4, 5 episodi al giorno durante la settimana, meno, ma questo non conta. Quello che conta è che ci siamo divertiti insieme, che mi avete fatto morire da ridere con i vostri commenti, che alla fine è stato un grande successo perché comunque lo sapevamo che non saremmo riusciti ad ottenere le stesse cose di Netherlands o di Austria, ma onestamente, forse anche perché nel tempo imparo qualche trucco del mestiere, è stata una delle partite che hanno reso di più da un punto di vista dell'efficienza. Siamo partiti dal minimo storico e siamo arrivati molto in alto. Se pensate che Bisanzio fosse in difficoltà all'inizio, vi sbagliate perché Bisanzio parte alleabile, almeno partiva nella versione che ho giocato, con la Polonia. E la Polonia aiuta a cacciare gli ottomani e Bisanzio ha già tutti i core nella zona dell'Impero Romano d'Oriente, quindi non serve spendere punti diplomatici per fare i core. Invece qui ogni singola espansione è stata sudata. È stata una partita molto bella. Io adesso vi do appuntamento all'ultimo episodio che sarà il prossimo e sarà un episodio particolare in cui vi mostrerò la timeline. Voglio fare una cosa senza parlato, anche in modo di per provare a vedere se il video magari potrebbe essere fruibile anche da chi non parla italiano. È un'idea che mi sta venendo in mente adesso. Ci penserò, magari metterò qualche musica interessante e ci godremo la nuova feature Show Timeline. Ma non vi dico niente perché lo vedrete molto presto. Io per il momento vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di mettere un pollice in su, ma soprattutto vi ringrazio ancora una volta per il supporto e per esserci e per divertirvi insieme a me su questi video. Andrew vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima.